do subito la parola alla relatrice, che è Enrica Mammucari. Abbiamo chiesto a lei di aiutarci a capire alcune questioni attuali e prospettive per il futuro circa la pesca. Con Enrica ci lega anche una condivisione, perché spesso la sua associazione chiede le riflessioni a partire dal Magistero Sociale della Chiesa, e quindi è bello il fatto che anche i mondi laici ci si sente interpellati a riflettere e a condividere su quello che è, no, la visione della dottrina sociale della Chiesa. Ecco, ringraziamo Enrica perché è venuta non solo da Roma, ma anche in un momento particolare della sua vita, quindi deve rientrare poi subito dopo a Roma, e la ringraziamo perché ha voluto essere qua presente, e oggi lo è non qua in quanto segretaria generale di Willa Pesca, anche per questo naturalmente le sue competenze, ma soprattutto perché c'è una sintonia profonda tra quello che è l'insegnamento sociale della Chiesa e la preoccupazione che oggi noi vogliamo esprimere per la salvaguardia del lavoro del pescatore. Quindi lascio subito a lei la parola, la ringrazio di essere qua e buona giornata. Buongiorno, bentrovati e bentrovate tutte, grazie a Don Bruno, grazie al Vescovo, grazie anche per le parole che hai detto e anche perché mi hai voluta oggi qui, devo dire la verità, con la semplicità con la quale siamo abituati a confrontarci e anche un po' con il dispiacere, perché insomma ho imparato che c'è stata meno inclusione di quella che forse poteva esserci, e per chi mi conosce sa che invece tutta la mia vita di fatto in realtà nel lavoro e anche nella mia vita personale io mi batto per l'inclusione e anche per una comunicazione unitaria che debba vedere unite le forze sociali e anche il dialogo delle forze sociali con tutte le istituzioni, comprese quelle religiose. E detto questo, voglio ripartire quindi dall'essere fattiva e di cogliere questa occasione dove siamo in pochi ma siamo sufficienti per elaborare idee, pensieri che possono diventare progetti e farle diventare concrete iniziative, perché questo è lo spirito con il quale sono venuta e vorrei che fosse lo spirito con il quale oggi ci confrontiamo. I due messaggi forti che sono arrivati da Papa Francesco, il Laudatum Deum, piuttosto che il Laudato Si, che arriva con 8 anni di distanza, poi il Laudate Deum dal Laudato Si, in fondo ci riportano certamente all'approccio integrato, no? A quello che noi laici avremmo chiamato l'approccio ecosistemico, tante volte decantato nei trattati europei, tante volte decantato come premesse e principi fondanti anche dei regolamenti, tante volte decantato l'approccio ecosistemico nell'equilibrio necessario e indispensabile tra i tre, nella cosiddetta triade della sostenibilità, la sostenibilità ambientale, economica e sociale, e che intorno agli ultimi 20 anni hanno visto una declinazione con parole che certamente hanno fatto dimenticare invece il modello sociale del lavoro della pesca. La dimensione sociale della pesca è stata completamente dimenticata dalle istituzioni europee così come dalle istituzioni nazionali, ed è da qui che voglio riprendere quell'incentivo, quella promozione che Papa Francesco ci fa. Non solo ci dice di ritrovare un equilibrio tra ambiente e l'uomo, ma ci dice anche un'altra cosa che per me è molto importante, che siamo arrivati ad un punto in cui il mondo che ci accoglie si sta sgretolando, siamo arrivati a un punto di rottura. Ecco, questa frase se la facciamo e la caliamo nel settore della pesca ha una forza e una efficacia, perché questo punto di rottura noi lo abbiamo raggiunto nei numeri, lo abbiamo raggiunto per i dissapori, lo abbiamo raggiunto per l'insostenibilità spesso che oggi riscontriamo in tante marinerie, a seconda poi delle diverse tipologie di pesca, ma comunque c'è un numero chiaro che è quello degli occupati e quello delle imprese che oggi nel nostro paese esercitano questa attività.
Noi abbiamo perso circa 20.000 occupati negli ultimi 15 anni, abbiamo perso un terzo della nostra flotta peschereccia, il 10% degli occupati è al di sotto, un'età anagrafica al di sotto dei 35 anni, oltre il 50% degli occupati ha un'età anagrafica superiore ai 50 anni, cioè praticamente l'età media degli scafi presenti in Italia, perché i pescherecci, l'età media dei pescherecci italiani è di 50 anni, poi in qualche regione sono 40, in qualche altra 35, in qualche altra 60, ma la dice ben lunga su quanto le politiche europee in primis, che hanno parlato parole d'ordine come inibizioni, limitazioni, riduzioni, restrizioni, demolizioni, ci hanno consegnato una fotografia che parla di una vera e propria strage di occupati e di imprese. Una strage che si è inseguita per inseguire un mantra dettato dai cosiddetti guru della sostenibilità. E quello che non si dice è che la comunità peschereccia gli ha creduto al guru della sostenibilità, perché il nostro paese, i nostri pescatori, i compiti li hanno fatti tutti. Regolamento dopo regolamento, limitazione dopo limitazione, fermo dopo fermo, i nostri pescatori, imprese e lavoratori hanno osservato pedissequamente quei regolamenti. A distanza di 10 anni dalla politica comune della pesca 2013, oggi siamo 2023, ancora la cosa incredibile che si dica che nonostante tutti gli sforzi e tutte le indicazioni ricevute, tutte le imposizioni dettate, non è stato fatto abbastanza. Questo non è stato fatto mai abbastanza, sta generando, lo avete visto con l'action plan, lo avete visto con le telecamere a bordo, lo avete visto quindi con l'aggiornamento e la revisione del regolamento dei controlli, lo abbiamo visto su quello che è il dibattito ovviamente sul WestMed, lo vedremo ancora purtroppo su altri regolamenti che sono ancora in cantiere, che arrivano poche settimane fa. Di nuovo la SEGEPEM, cioè il Consiglio Generale della Pesca Mediterraneo, ha riunito di nuovo tutti i paesi assumendo nuovamente il progetto della decarbonizzazione entro il 2050, cioè tutta una serie di regolamenti e di imposizioni che non parlano quello che oggi noi potremmo definire l'umanesimo economico. Cioè il rinominare i settori economici a partire dal protagonismo delle persone. Allora, oggi Don Bruno e l'Apostolato del Mare ci dicono una cosa, ricordandoci le parole di Papa Francesco, ci ricordano tutti quanti noi che esiste la dimensione spirituale. E io mai, come in questo settore, perché l'ho imparato proprio dai pescatori, mi dispiace che oggi ce ne siano pochi, ma i pescatori mi hanno insegnato in realtà il profondo spirito religioso che li caratterizza, una religiosità che non ha uguali in nessun altro settore. Io seguo il settore agroalimentare e quindi ho visto e posso, no, mi confronto con tante altre realtà. E in quella religiosità, in quella dimensione spirituale, ci sta invitando in qualche modo a prendere coscienza che tutto quello che disfunziona e che ha consegnato una profonda ingiustizia non può vederci soltanto come fotografi che scattano appunto la fotografia dello status quo, cioè questa è la condizione attuale, questi sono i numeri, che cosa facciamo? Don Bruno diceva ci arrendiamo al pessimismo della ragione o come avrebbero detto i riformisti, che sono quelli da cui io traggo ispirazione, che cosa facciamo? Ci arrendiamo al pessimismo della ragione o diventiamo protagonisti dell'ottimismo della volontà o diventiamo protagonisti anche della speranza che la fede in qualche modo ci consegna? Io credo che noi oggi tutti abbiamo il dovere di fare due cose. La prima, di gridare in tutte le occasioni, nessuna esclusa, le profonde ingiustizie che stanno subendo i pescatori. A partire dall'ingiustizia più grande, che è quella che ha originato i regolamenti, ma prima ancora è un'ingiustizia culturale, che fa addebitare al ceto peschereccio lo stato di degrado delle risorse marine.
un debito ingiusto perché, guardate, rileggevo l'ultimo documento sulla Blue Economy, il report 2022. La parola inquinamento compare 145 volte, la parola plastica 172, la parola passeggeri 73, la parola crociere 39 volte, la parola pesca ricreativa 19 volte, la parola pesca illegale non compare mai. Ma quello che mi fa veramente animare, a volte anche con un forte impeto, ma è anche in fondo Papa Francesco ci dice che noi dobbiamo imparare a denunciare per difendere il lavoro giusto e onesto, ed è per questo che bisogna animarsi con passione, perché dobbiamo denunciare le ingiustizie, dobbiamo avere il coraggio di denunciare le ingiustizie. Si è consumata una ferita nel nostro Made in Italy che non ha eguali. A fronte di tantissime altre attività antropiche, si è scelto in maniera scientifica, e non per dietrologia dico questo, ma scientifica, di distruggere un comparto ritenendolo responsabile esclusivo dello stato di degrado. I chiocciotti hanno iniziato a sperimentare le raccolte dei rifiuti in mare in tempi in cui la legge salvamare non era neanche immaginata nella mente degli legislatori. I chiocciotti per primo in questo paese sono stati testimonianza di quanto il ruolo ecologico della pesca e dei pescatori avesse con sé la responsabilità di custodire l'ambiente che produceva ricchezza, io aggiungo produceva cultura, io aggiungo produceva bellezza. Per gli 8.000 chilometri di coste del nostro paese. Questa è la prima denuncia che bisogna fare e non possiamo dimenticarla. Quando dico c'è un progetto chiaro, evidente, perché io non sento parlare, io come nessun altro, di altre riduzioni di attività. Anzi, noi in questo momento dobbiamo ritrovarci uniti a difendere i diritti storici della pesca, perché altri attori in nome e per conto della tanto decantata sostenibilità ambientale stanno per occupare lo spazio marittimo, non lasciando confini necessari e indispensabili per poter pescare. Stanno altri soggetti, potenti lobby delle energie alternative, stanno occupando i confini marittimi, gli spazi marittimi. Noi a breve non avremo più spazio marittimo perché tra impianti offshore e aumento delle navigazioni e delle altre attività in mare stanno sempre di più riducendo i diritti storici della pesca. Che cosa c'entra tutto questo? A questo aggiungiamo un altro pezzo, che è quello della narrazione che si è costruita. Ne hanno fatto addirittura un film nella serie TV su Netflix, dove bisognava far redarguire una bambina che girava per il mondo con lo zaino in spalla e che vedeva le nefandezze realizzate dalla pesca a strascico in particolare, che doveva redarguire, doveva riscoprire il senso dell'ambiente. Come? Rinunciando a mangiare proteine animali. Rinunciando a mangiare proteine animali. Allora questo, insieme al fatto che le regole in mare libero non possono valere solo in mare libero, non si può pensare se l'approccio globale e sistemico deve riguardare il mondo, perché il riscaldamento globale riguarda tutti, non si può pensare che un piccolo pezzo di mondo, in particolare i pescatori del Mediterraneo, in particolare visto che l'Italia è il paese geograficamente protagonista del Mediterraneo, possano invertire una rotta da soli che è disequilibrata. Noi possiamo incidere per il 5% se facessimo nei prossimi 200 anni, azzerassimo tutte le attività antropiche, peseremmo sulla riduzione dell'impatto ambientale il 5% rispetto al mondo. La Cina, che ha il primato globale per la fornitura di prodotti ittici, è accusata delle peggiori crimini dal punto di vista dei diritti umani
la violazione, sfruttamento del lavoro minorile, sfruttamento del lavoro, sfruttamento dell'ambiente. Allora io l'Europa che voglio è quella con la quale finalmente per la prima volta il paese, no? Forse siamo stati bravi quando abbiamo fatto Pesca Unita, abbiamo provato ad unire il mondo della rappresentanza tutto, indipendentemente dalle logiche di appartenenza che oggi, per i numeri che abbiamo, non devono vederci competitori, perché se no abbiamo perso la battaglia in partenza. Siamo riusciti a far dire qualche no al nostro paese, qualche no al nostro paese, per la prima volta. Ma l'Europa che vogliamo è un'Europa dove le regole che ci chiedono di rispettare in mare siano innanzitutto sostenute da una ricerca scientifica autorevole e indipendente, che sia in grado di valutare la correlazione dello stato delle risorse con i cambiamenti climatici, con gli effetti dei cambiamenti climatici, con gli effetti delle altre attività antropiche, e non accanirsi esclusivamente nei confronti di un'attività. L'Europa che vogliamo è un'Europa che quelle regole le faccia vincere sul commercio internazionale di prodotti ittici. Nel commercio internazionale di prodotti ittici, lo abbiamo studiato tutti, ormai abbiamo evidenze scientifiche anch'esse, non c'è traccia di quelle che sono le violazioni dei diritti del lavoro, le violazioni dei diritti umani. Che cosa significa? Che possiamo, a quando siamo a tavola, dimenticarci i regolamenti, dimenticarci i diritti del lavoro, dimenticarci gli esseri umani. A tavola tutto è consentito, altrove no. E allora, dato che purtroppo abbiamo quelle competenze minime necessarie per leggere che cosa ci può essere dietro, e ci può essere quello che oggi sta ridisegnando il mondo intorno al cibo e alla domanda di cibo e all'approvvigionamento di cibo, si stanno consumando le peggiori guerre economiche, tant'è che è diventato uno dei temi di strategia politica economica nelle maggiori economie avanzate. Se riduciamo la capacità produttiva del nostro paese, aumentiamo la capacità di esportazione di altri paesi. Significa che importeremo di più. Ridurre la capacità mangiare proteine animali significa andare verso proteine artificiali, che oggi stanno diventando un business per le più grandi multinazionali. Andare a ridurre la capacità in un paese che ha visto oltre 550 milioni di turisti nei mesi tra giugno, luglio e agosto, 550 milioni di turisti hanno invaso il nostro paese. E che cosa significa? Che è aumentata la domanda interna. E questa domanda interna come la soddisfiamo noi? La soddisfiamo con il buon pesce prodotto, pescato, eco, solidale, salutare, che i pescatori sono in grado di garantire e di assicurare, o con produzioni estere? Questo è l'interrogativo che noi ci dobbiamo fare. Perché? Perché rifondare e ripartire, e vado verso la conclusione del mio intervento, rifondare un nuovo patto, una nuova alleanza strategica tra di noi, significa anche ripensare il modo in cui organizziamo il lavoro. Vedo Paolo seduto, Paolo Tiozzo. Lui sa benissimo, perché è un mio collega a livello nazionale, il presidente, il vicepresidente di Federagripesca, ma insomma per me rimane sempre il presidente di Federcopesca. Dove ci siamo tanto cimentati su questi argomenti. Ci siamo cimentati perché in una morsa che stringe, e stringe, perché se lo vedete la guerra, lo vedete che cosa si consuma dentro delle dinamiche che sono di potere, cioè di prevaricazione, che è una delle grandi competenze, il potere, che doveva diventare la potenza creatrice che era in ognuno di noi, è diventato il potere, cioè la prevaricazione sull'altro. Questo è il modello neoliberista. Questo è il modello neoliberista su cui si stanno fondando purtroppo i peggiori scontri, le peggiori politiche economiche internazionali. Allora, da questa consapevolezza noi dobbiamo ripartire, non per chiuderci a riccio in maniera autarchica. Non ci appartiene quel modello,
Noi non abbiamo una visione autarchica né della produzione e né della visione paese. Noi abbiamo una cultura che unisce, che integra e che ridia e che riparta dal nuovo modello sociale del lavoro, che rimette al centro nella certificazione della qualità totale delle nostre produzioni due cose, e qui si sposta in Italia la nostra battaglia. La prima, che cosa significa la fatica del nostro lavoro? La fatica del pescatore. Che cosa significa onorare la fatica? Che cosa significa restituire a quella fatica il carattere sacro? La sacralità della fatica significa sacrificio. È un momento in cui tutti abbiamo dimenticato che cosa significa l'onore al sacrificio. Invece noi vogliamo ripartire da quella fatica e da quel rendere sacro per riraccontare una storia bellissima che è fatta di abili conoscitori di strumenti che io e te, Don Bruno, e tanti altri plurilaureati non saremmo in grado di gestire. I pescatori sono abili, tecnici, di strumenti a noi sconosciuti, sono abili e profondi conoscitori del mare, del vento, del clima, dello stato delle risorse, e ogni volta che la ricerca scientifica, lo abbiamo visto con le vongole, ha ascoltato le ragioni dei pescatori, noi quelle battaglie le abbiamo vinte. Quindi noi vinciamo se siamo in grado di convincere, si vince se si convince. E ripartire da quelle condizioni significa che dobbiamo restituire dignità a questo lavoro. Tutti i lavori faticosi, i lavoratori più umili sono stati bisfrattati socialmente, non solo i pescatori. Nessuno vuol più fare i lavori faticosi, i lavori umili. Gli agricoltori, i pescatori, gli operai. Chi sei? Sei uno sfigato se fai l'operaio, sei uno sfigato se fai il pescatore. Questa è la cultura dominante. Ecco perché i giovani, se a questo ci aggiungiamo un'altra narrazione, che è quella che non ha futuro la pesca, è evidente che nessuno si avvicinerà. Mentre noi dobbiamo restituire dignità e valore e dobbiamo convincere in questo momento, come abbiamo provato a fare, facendo riconoscere innanzitutto tutte le tutele sociali ad oggi non riconosciute, il carattere usurante, la questione della sicurezza in mare, la questione dell'ammortizzatore, oggi solo sulla carta e mai possibile, è un pezzo di verità dove le istituzioni, e io sono convinta che se tutti assieme rifaremo come abbiamo fatto quel 23 giugno a scendere nelle nostre marinerie per dire delle cose, io sono convinta che potremmo anche vincere altre piccole battaglie. Poi però ce n'è un'altra, che è la battaglia delle battaglie, che è quella culturale, e su questa dipende solo da noi. Questo è il principio di responsabilizzazione individuale. In un mercato come questo, come bisogna produrre? Come, in che modo bisogna produrre? Pensare che la massimizzazione delle catture per svalorizzare in termini di prezzo il prodotto sia la strada, lo abbiamo già imparato da tanti anni. Non è stata la strada e non lo sarà in futuro. Qual è la strada? A parte il valore delle attività connesse, a parte tante cose che diranno meglio di me colleghi che interverranno dopo, ma ce n'è una, che questa riguarda il mondo del lavoro, ecco perché la voglio dire io, che so di essere una voce solitaria in questo momento. Non bisogna immaginare un'organizzazione del lavoro dove lavorare o il sabato o la domenica o in alcuni periodi dell'anno in maniera strategica per ridurre il numero delle giornate lavorate e per guadagnare di più sia scandaloso. Noi facciamo un grandissimo errore e perdiamo quote di mercato. Esistono tante attività lavorative in cui si lavora in questi giorni. Anche per me la domenica è sacra, ma a volte si bisogna lavorare di domenica. I medici, per non parlare delle attività pubbliche essenziali, la produzione alimentare è considerata attività essenziale, lo abbiamo visto con il Covid. Quindi noi dobbiamo in maniera intelligente
riorganizzare in maniera flessibile le giornate di lavoro. Non ce ne daranno di più. Non ci saranno più giorni rispetto a quello che abbiamo. Non abbiamo vinto la battaglia dei piani di gestione locale. Sì, oggi racconterete voi che un pezzo di pesca le ha vinte, cioè chi è stato in grado di autoregolare l'organizzazione. Ci sono degli esempi virtuosi anche in questa marineria, soprattutto in questa marineria, ma in giro per l'Italia abbiamo perso la battaglia dei piani di gestione locale. Il principio della regionalizzazione dove è andato a finire? Che era tanto decantato dall'Unione Europea, dove è andato a finire? I piani di gestione locale, ma io non faccio e non voglio far parte, e mi auguro tutti quanti noi non dobbiamo far parte di quel coro disfattista che consegnerà esattamente la distruzione di questo settore. Noi dobbiamo per forza, siamo condannati in questo momento ad essere ottimisti, speranzosi e pieni di fiducia, ma non solo oggi con l'apostolato del mare, lo dobbiamo fare quando siamo lì a discutere di norme contrattuali e a decidere come organizzare i nostri contratti in modo tale da rispondere a questa cosa. Lo dobbiamo fare in maniera flessibile, se ci rigidiamo non andiamo da nessuna parte. Chiudo dicendo una cosa, io credo che i pescatori però siano indistruttibili, ma lo sono davvero, hanno superato il Covid, la Commissione Europea, cioè quelli che sono rimasti sono davvero indistruttibili, e su questa indistruttibilità che è dettata da un amore senza uguali per il loro mestiere, io vorrei rifondare e rinominare una nuova possibilità. Io credo che oggi in un mercato così complesso e pieno di turisti come quello che è diventato il paese, è come se siamo chiamati ad esportare produzione alimentare, produzione ittica a 550 milioni di persone, che aumenteranno di anno in anno, perché il nostro paese, grazie anche alla pesca, continua ad essere un paese meraviglioso, fatto di una ricchezza di donne e uomini che sapientemente saprà accogliere ed integrare, ma saprà anche difendere quello che ha saputo costruire.